Ariano International Film Festival questa sera si fregia di avere due grandissimi attori, arrivano dalla Spagna, questa terra mitica e meravigliosa. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Maribel Ripoll e Selu Nieto. Bienvenido. Allora, quando si parla di Maribel Ripoll e Selu Nieto si parla di Dolores, Miriam Mar e Ippolito. Come state? Allora, Maribel, come sta? Selu? Tutto bene, tutto bene. Allora, diciamo, il segreto è diventato un fenomeno mondiale, partito dalla Spagna qualche anno fa, è arrivato in Italia circa un anno fa, è diventato il fenomeno, la fiction, la commedia, possiamo dire, del momento. Molto ironica, simpatica, tratti d'amore, tratti di sensazione. Una cosa meravigliosa. Complimenti, complimenti. Selu, tu pensavi che in Italia avesse tanto successo questa fiction? Pues no, nunca imaginamos que el fenómeno fuese a llegar tan alto como... Es que no pensaba que avesse tanto successo qui in Italia e che non si sperava di avere così tanta gente che venisse qui all'Ariano Film Festival per vederlo e che è molto contento di stare qui con noi. Ringraziamo Selu Nieto per questa intramuscolo che ci ha fatto del fatto di venire qui in Italia e del successo che sta avendo questa bellissima fiction. Maribel, qual è la cosa che ami più dell'Italia? La gente, il paesaggio che è bellissimo, los hombres guapissimos che hay in Italia, las mujeres también. Y me encanta, bueno, lo que conozco me parece un país bellísimo. Chiaramente mi piace moltissimo la gente, il paesaggio, le persone, gli uomini sicuramente, ma anche le donne sono molto molto belle. E soprattutto città come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e milioni di posti straordinari che ha l'Italia. E ovviamente anche il cibo e chiaramente il vino. Voi nella fiction siete un po' l'ironia graffiante chiaramente la fiction parla di tante cose, però il successo che riuscite ad avere voi è probabilmente perché mettete molta carica ironica. È molto importante la carica ironica nella vostra fiction. Sí, ¿no? Yo creo, bueno, yo creo que es importante porque lo que es la trama principal de la serie es bastante dramática, bastante gorda para soportarla y si no. Sì, credo che sia importante, soprattutto perché la trama è una trama drammatica, quindi noi facciamo del nostro meglio affinché con l'ironia possa spezzarsi e ci possa essere una compensazione tra il drammatico e il comico. Ippolito, por favor, dicami, è una novità della fiction, una sola. Una? Un qualcosa che accade. Le paso a Maribel la entrevista. Una novedad de la serie. ¿Algo nuevo? Sí, sí se puede contar que la serie da un salto en el tiempo. Diciamo che c'è un salto temporale in questa fiction dal 1906 al 1920 che poi si vedrà successivamente nella seconda stagione. Quindi con questo salto temporale cosa accade? Che Ippolito cresce e quindi alla fine finalmente riusciamo a farlo sposare. Siamo in chiusura di questa piccola entrevista, si dice così, ma io sono bravo, sto imparando. Fate uno spot per invitare la gente d'Italia a guardare, perché devono guardare Il Segreto, Maribel? Perché è una serie molto ben scritta, molto ben ambientata,
Con un... Allora, è sicuramente una soap ben ambientata, ben scritta, con un casting eccezionale. Gli attori sono sia molto giovani, anche con un'età più adulta, e ci sono degli episodi fantastici, è molto curata ed è una soap che viene fatta con molto amore. Devo dire anche che le relazioni tra i vari personaggi, tra i vari attori sono straordinarie. Nonostante noi d'estate soffriamo un caldo molto pesante da sopportare, è un ambiente fantastico in cui lavorare, vengono rappresentate le passioni umane, tutto quello che ci circonda, ed è fatta con molto molto attenzione. Una cosa importante che vorrei sottolineare è che in Italia non può essere avvertita e sottolineata, poiché la soap è doppiata chiaramente, è la cura con cui viene osservato il castigliano dell'epoca. Abbiamo comunque molta cura sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia una cura maniacale da parte dei nostri registi per il castigliano dell'epoca. Selo, lo mismo, la stessa domanda che ha fatto lei, però quello che non ha detto lei. Pues yo creo, por todo lo que ha dicho Maribel exactamente, como en el colegio, repito lo que dice mi compañera, y además es que estoy, repito porque estoy absolutamente de acuerdo. Hay una cosa muy importante que yo creo a valorar por parte de la productora, de la producción. Credo che Maribel, la mia collega, abbia già detto tutto e io ripeto tutto quello che ha detto lei, lo confermo. Ma la cosa importante anche è che la produzione non va cercando dei volti conosciuti, degli attori famosi, ma che va cercando dei volti non conosciuti, degli attori magari che lavorano nel teatro, che lavorano nel cinema, ma che stanno ai loro esordi. E credo che questa sia una cosa molto importante, perché comunque alla fine si tratta di dare opportunità ai giovani. Inoltre è un mondo che si avvicina anche alla letteratura spagnola, perché comunque è ambientato nel 1920, intorno a quegli anni, e quindi credo che questa magia di questa storia tanto lontana, che si avvicina però alla realtà dei nostri giorni, sia quello che realmente avvicina il pubblico, e per questo forse ha avuto così tanto successo. E beh, se non la state ancora guardando, state perdendo del tempo, quindi vedete la nostra fiction. Un applauso per questi giovani artisti, perché veramente mettono la passione in quello che fanno. Prima di salutare i nostri amici, io direi che Enrique Del Pozzo deve dare una benedizione a questa fiction e a questi giovani, a questi artisti. A me mi piacerebbe moltissimo, ora caro parlo come attore, che sono attore pure io, ringraziare a questo paese, agradecere a questo paese per il cine italiano, per i produttori, per il cinema italiano. Sarebbe una cosa stupenda fare un matrimonio, entre attori della Spagna e della Italia. Perché non portare al segreto, perché non llevar al segreto attori della Italia, e perché in una fiction italiana portare forse a Maribel o portare a Selu? No, avevo bisogno di questo matrimonio, perché è così. E también a Enrique Del Pozo, ovviamente. Allora, intanto è arrivato il momento di lasciare i nostri amici e i fan, ne vedo tantissimi anche dalle vetrate. Io, per me è un placer incredibile parlare contigo, con Maribel. Cosa dire? Buona fortuna, buona suerte per la fiction e buona suerte per la vita. Ho provato, il mio spagnolo. Grazie di cuore. Guardate la fiction.